Quindi la guerra dovrebbe proprio essere l'ultima cosa, come uno spauracchio, invece l'abbiamo di nuovo in casa, diciamo pure. E questa rassegna vuole essere anche una risposta culturale a questo sbandamento proprio dell'umanità che non riesce più a trovare il senno della ragione, quindi il sogno della ragione genera mostri, è il caso proprio di dirlo. Ok, la mostra di... io mi picco di essere veramente un amico di Enzo, perché con lui ho iniziato la collaborazione con anche la Fondazione Peano di Cuneo, e alla Fondazione Peano di Cuneo abbiamo organizzato due mostre, una collettiva e una personale, che ritrovo parzialmente in questa mostra molto bella, molto ben ordinata, molto ben esposta, e che auguro veramente che porti pubblico, perché è una mostra importante di un artista che mostra il livello anche diciamo di pensiero concettuale nella sua opera, che è un partire per un viaggio, ecco, nella nostra antichità primordiale, cioè l'uomo che viaggia attraverso il tempo, attraverso i numeri che sono simbolo del complesso, diciamo, di ragioni che ci collegano alla natura, al tempo, all'infinito, al legno che diventa una materia cedevole ma anche fragile, diafana, perché è ricoperta di una pellicola che ha qualcosa di etereo, qualcosa di metafisico, quindi la trasforma e eleva proprio a una dimensione più metafisica, astratta, di pensiero. Quindi veramente è una mostra importante che la rassegna Grand'Arte offre alla cittadinanza monregalese e